Come è arrivata c'è stato una gioia esplosiva in mia, cioè, poi io sono una persona che dimostra subito i suoi sentimenti dallo sguardo, insomma, dagli occhi, e c'è stato un abbraccio generale in famiglia, per bambini, mia moglie, un urlo di gioia liberatorio di tutto il periodo che abbiamo passato, questi 4 mesi interminabili. È una vittoria, come ho sempre detto, non solo mia, ma di tutti noi lavoratori. Mi hanno accostato come simbolo, no, di questa lotta sulla libertà di espressione, di poter dire quello che uno vuole. Sempre, dico io, assumendosi poi le responsabilità di quello che si dice. Quando dici il vero, nessuno ti potrà mai controbattere. Nel mio caso specifico, lo ha detto anche il giudice, io non avevo detto nulla contro il mio datore di lavoro, cosa che abbiamo cercato di dire fin dall'inizio, ma che il mio è stato un post fatto, cioè, copiato e incollato in maniera bonaria, che avevo letto che parlava di una pubblicità sulla fiction e dei problemi per i bambini, cioè della salute dei bambini. Non era stata mai mia intenzione andare contro la mia azienda e il mio datore di lavoro. Per fortuna il giudice ha preso atto di tutta la documentazione che l'avvocato Mario Soggia ha presentato per far capire il significato del posto, di quello che era, del periodo storico che contemplava, di quello che è per la città di Taranto, di noi cittadini, padri di famiglia e anche purtroppo parenti di persone, di bambini che oggi non ci sono più. Sono sempre, guarda, esperienze di vita che ti maturano e ti fanno crescere. Conoscere persone di qualsiasi livello, diciamo, dal dipendente Alitalia, dal dipendente Amazon, dal ministro Orlando, insomma, a tutte le persone che poi si sono presentate, gli onorevoli, insomma, che hanno appoggiato la mia causa, non hanno fatto altro che accrescere la mia persona, no? Il mio sapere, il mio conoscere. E poi comunque ha anche aumentato la visione mediatica del caso, perché il fatto che si sia mosso comunque un ministro, quello che era successo, non è da tutti i giorni, quindi do anche merito al ministro Orlando che si è interessato al caso. Certo, chi più di tutti ha appoggiato la mia causa è stato il sindacato SMI, anzi, il primo e l'unico dei sindacati a Taranto che si è mosso con grande forza e ha creduto nella mia buona azione, nel senso, nella mia bontà del gesto che ho fatto. Io credo da dipendente di essermi comportato in maniera più che corretta nei loro confronti, in quanto fino alla data del licenziamento non mi ero mai pronunciato, non mi ero mai espresso, né fatto male. Normale che dopo che ti arriva un licenziamento, quindi ormai sei a casa, non vuole più avere rapporti con te, l'unica strada che per fortuna ho potuto intraprendere è stata quella di livello mediatico, grazie all'appoggio anche di personaggi famosi, voglio dire, come il regista della Fitch, quindi Rita Ignazio, Simona Izzo. Sì, è stato tra i primi, mi ha contattato, mi ha mandato un messaggio perché stava lavorando, quindi non poteva chiamarmi, però poi in serata mi ha anche fatto una telefonata. Anche loro contentissimi di quello che è avvenuto, che è stato. Mi sono stati vicini, quindi sanno il periodo che ho passato, che ho trascorso con la famiglia. Io personalmente ancora no, so che per questioni tecniche l'avvocato Solcita deve mandare una mail all'azienda, credo che l'abbia mandato ieri o stamattina, comunicando la mia disponibilità, rientro immediato, ora attendiamo la risposta dall'azienda, che credo comunque, spero avvenga al giorno, quindi magari entro fine settimana riuscire a tornare sul mio posto di lavoro. Siamo molto speranzosi, diciamo, in questo ingresso dello Stato, quindi nell'azienda, che sta portando capitale all'interno dell'azienda, e che questo capitale venga utilizzato finalmente per continuare ed ultimare i lavori prescritti dall'AIA e da tutti quanti. Direi che sì, giustizia è fatta. Ora, vediamo, torniamo al lavoro e ritorniamo alla normalità. Dai. La mia speranza, diciamo, è questa.